Caruso, sabato una partita fondamentale, soprattutto perché bisogna muovere la classifica, arriva il Ponte, non ci sarà però Adiletta. Sì, diciamo che abbiamo avuto subito questa defezione dopo, diciamo, la sua buona prestazione personale contro il Cervinara e diciamo che sì, subito dobbiamo fare a meno di lui. Anche se alla fine comunque ha avuto un impatto positivo sull'ambiente, sul gruppo e abbiamo preso forse proprio quello che ci serviva là davanti per affiancare a Sepe. Se aspettiamo qualcosa sul mercato perché purtroppo la rosa deve essere ancora ritoccata, cerchiamo ancora qualcosa dietro in difesa e soprattutto a centrocampo. Però diciamo che sì, siamo in crescita e speriamo di fare subito punti, soprattutto perché la partita in casa adesso non possiamo più steccare. Contro il Ponte avete già giocato in Coppa, che squadra ti è sembrata? Chi temi di più di quell'organico? Beh, allora, innanzitutto proprio per questo diciamo che arriviamo un po' più preparati in confronto alle altre partite. È una squadra che all'epoca fece un buon 4-4-2 e trovava in Fusco questo terminale offensivo che diciamo che si comportava bene sulla linea di fuorigioco, fisicamente dotato e diciamo che possiamo, proprio perché abbiamo già giocato contro di loro, possiamo prendere qualche contromisura. Chiaramente nel nostro momento adesso dobbiamo dare tutto, non possiamo più sbagliare in casa. Il Taurone è delle squadre che lottano per la salvezza, quella che si è mossa meglio e si sta muovendo ancora bene sul mercato. Adesso tocca a voi. Sì, no, chiaramente. Adesso, come dicevo, abbiamo diciamo, un po' il calendario in salita. Adesso c'è il Ponte, poi andiamo a Grotta e chiudiamo con le ferie. Aspettiamo quindi, questo dico, la sosta per diciamo, ricaricare un po' le pile e di ripartire alla grande.